Al Summit 2009 abbiamo il professor Giorgio Di Piero, coordinatore pediatri Salvamamme. L'abbiamo sentita parlare della nutrizione. Qual è l'importanza della nutrizione per i bambini curati e assistiti da Salvamamme? Dunque, molti di questi bambini non hanno grandi possibilità di scelta. Se è possibile conservare il latte materno più a lungo possibile, però ricordando che già dal quinto mese il latte materno, massimo sesto, non è più sufficiente e quindi bisogna dare la complementazione, quello che si chiamava diversamente. Complementazione significa che oltre al latte materno si danno altre sostanze tipo brodo vegetale, minestrine, la carne, poi il pesce. Avete sentito che ho detto che adesso si tende a dare precocemente. Io sto a mezza strada perché io ho un'esperienza, ormai so 59 anni che sono specializzato in pediatria, per cui ho visto le mode. Cose che ormai erano certe, erano date per sicure, che poi non sono state più sicure, ci siamo rimangiato tutto e abbiamo ricominciato da capo. Allora, io sono molto prudente, cioè, però do la carne già a 5-6 mesi, omogenizzata, oliofilizzata, il pesce lo do già a 7 mesi, l'uovo lo do subito dopo e quindi praticamente l'uovo intero, il rosso intero, anche il rosso e l'albume lo do a 12 mesi. Quindi, sto a mezza strada fra quelli che vogliono cominciare molto rapidamente con quelle basi scientifiche che ci sono in effetti. Però voglio essere anche tranquillo perché non si può mai sapere, siccome altre volte è stato fatto un tentativo di questo genere che ha dato risultati disastrosi e dopo si è ritornati indietro di molto. Non posso adesso avallare immediatamente questo, però trovo che sia giusto dal punto di vista teorico, com'è la situazione del bambino, senz'altro è giusto. L'alimentazione, io adesso ho scritto un libretto, cioè sarà pubblicato gratuitamente, se l'alimentazione del bambino da 0 a 3 anni. Bene, in questo cerco di dire ai genitori, ai giovani pediatri, delle cose in maniera estremamente semplice. Che devo dire quello che è la medicina ufficiale, poi tutto anche con i miei commenti, dicendo che è filtrato attraverso la mia esperienza. Ho visto migliaia e migliaia di bambini fra clinica pediatrica prima, poi l'ospedale e poi il volontariato, quindi non li conto più. Ecco, per cui su quella base do delle indicazioni e sulla necessità che l'alimentazione sia basata su regole abbastanza precise. Cioè, tot di proteine del 12%, poi ci sarà una quantità di grassi e una quantità di farinacei o insomma zuccheri, chiamiamoli in genere. In questa maniera la crescita dovrebbe essere ottimale. Tutti lo sanno, però tante volte la ghiottoneria evita che siano seguite queste regole. E infatti ci troviamo poi di fronte a bambini che tendono all'obesità. Si calcola che in Italia a 11 anni il 30% dei bambini sia sovrappeso. La fortuna vuole che forse per motivi maschio-femmina a 15 anni i maschi soprattutto cari, insomma, tornino un po' indietro e stiamo sul 20%, ma è sempre tanto. Perché ci stiamo preoccupando tanto di questo? Perché le tristi abitudini che si assumono in famiglia, no, cioè nel bene e nel male, si portano appresso in genere per tutta la vita. Allora, se noi facciamo un'alimentazione che è ricca di grassi, soprattutto saturi, che sono forse i più gustosi, però a un certo momento comportano l'aumento del peso e soprattutto a un certo momento aterosclerosi, danno a livello del cuore e a livello dei vasi, con possibilità di morte precoce verso i 40-45 anni. Quindi abituare i bambini a avere questa cosa. Certamente bisogna dare il gelato, bisogna dare. Qui al Summit lei ha avuto l'occasione di parlare e quindi di istruire molte, in un unico momento, molte mamme che appunto vengono assistite dall'associazione Salvamamme. Abbiamo visto che molte di queste mamme provengono da paesi differenti da quelli dall'Italia.
Questo lei ha riscontrato può avere qualche incidenza sulla modalità di nutrizione dei bambini? Possono avere abitudini differenti, anche per esempio, o alimentarli prima, per esempio, se vengono da Israele, mettiamo, sappiamo che l'uso delle noccioline è molto anticipato, però come dicevo prima è una cosa buona per le allergie. E poi quindi bisogna chiedere cosa danno, quando lo danno e come. Se danno per esempio alimenti extra, per esempio tipo succhi di frutta nell'intervallo, è un sbaglio, come di dare i biscotti. Il bambino piange e la madre pensa immediatamente che si tratti per esempio di fame, invece non è vero, magari quel bambino vuole le coccole, ecco. E invece immediatamente per farlo calmare gli dà il succo di frutta. Poi dirà che al pediatra che questo è inappetente perché a pranzo non finisce tutto quanto quello gli offre e quindi rifiuta la carne o ne prende una piccola quantità. È utile quindi un'occasione del genere di formazione collettiva o è più indicato invece un discorso personale per ogni tipologia di neonato e di famiglia? Guardi, non è possibile con uno solo, ho detto, questa donna passerà il testimone a due o tre amiche, mettiamo, prima che si arrivino, ci vuole, la cosa che non possiamo fare in questo momento, perché se voi venite a vedere cos'è la nostra associazione, con tutto quello che arriva, siamo assolutamente impossibilitati, è come se ci fossero tutte queste sedie, non possiamo farlo. Invece per me è basilare quello del rapporto, perché abbiamo visto che quando si parla in maniera concreta, semplice, a un certo momento cioè, le donne rispondono, si vede che sono interessate e infatti tante volte si arriva a andare avanti per parecchio tempo. Quindi io mi auguro che se ci daranno prossimamente un posto, questo voglio seguitare con l'associazione, come ho detto, con la ginecologa, perché la diade madre-figlio. Più aumentiamo il miglioramento del rapporto fra madre e figlio e più avremo dei bambini sani, dei madri anche felici.